San Marco di Castellabate, località Bosco presso il rifugio per l'11ª edizione del Memorial dedicato a Massimiliano Pagano. L'11esimo Memorial dedicato a Massimiliano Pagano, una manifestazione che si tiene ogni anno, una manifestazione molto sentita soprattutto dagli organizzatori. Qui abbiamo Gianni Pierri, Domenico Longobardi e Lia Cardullo, che sono in fermento per questa giornata dedicata appunto a questa bellissima persona che è Massimiliano. Ogni anno rivive nei cuori e nella passione di tanti che sono presenti. Allora Gianni, siamo giunti all'11esima edizione, una manifestazione che tu, Domenico, Lia e tantissime altre persone portate avanti da tanto tempo per ricordare Massimiliano con non pochi sacrifici. Buongiorno a tutti, come dicevi Raffaella, siamo arrivati all'11esima edizione del Memorial Massimiliano Pagano. Quest'anno è il primo anno dove siamo immersi completamente nella natura, siamo alla località Bosco di San Marco di Castellabate, quindi siamo sempre nel territorio di Massimiliano. E quest'anno è il primo anno che faremo un percorso che ho scoperto tramite gli amici stretti del paese, che era il percorso che Massimiliano amava, quindi lo si sente ancora di più questa sua presenza e l'evento in sé per sé. Che dirvi, i cavalli sono tanti, come ogni anno si aggiungono tante persone per ricordare Massimiliano, per la ricerca e per la donazione del sangue, che sono due eventi che vengono accoppiati a questo Memorial. Infatti sottolineiamo che da 11 anni il vostro scopo non è soltanto quello di portare avanti la memoria, il piacere, la passione dei cavalli che aveva Massimiliano, ma soprattutto sostenere la ricerca. E infatti non c'è stato anno che l'associazione non ha raccolto dei fondi da donare, giusto Domenico? Buongiorno a tutti, sì, giusto. E il ricavato sarà donato tutto a un'associazione oncologica di Milano e da 3 anni stiamo anche donando il sangue. Ovvio, è una cosa che serve per le operazioni, quindi manca sempre. Quest'anno, come diceva Gianni Pieri, stiamo su un percorso che Massimiliano amava tanto. E volevo aggiungere che, come ogni anno, si partecipa a questo Memorial, ma già i ragazzi parlano dell'anno prossimo, sono felicissimi di partecipare a questo evento. I raduni si fanno in tutta Italia, in Campania. Questo qua è molto sentito da tutti i ragazzi che vanno a cavallo. Grazie Domenico, io so che Lia non ama insomma essere intervistata, però solo una frase, perché è d'obbligo. Lia era molto legata a Massimiliano, sappiamo insomma il loro legame speciale che c'era e continua ad esserci, perché Lia avverte e sente sempre la sua presenza con dei segni, insomma con delle sensazioni. Il ricordo è forte come sempre, tu lo sai benissimo. È nel cuore e nell'anima sempre Massimiliano. Vabbè, facciamo tutto questo per lui e per aiutare il prossimo. Certo, c'è tanto da fare durante il Memorial, loro sono le persone a cui voglio dare il mio grazie particolare. Diciamo che quest'anno è bellissimo perché è proprio nell'ambiente di Massimiliano, sempre con i suoi pro e i suoi contro, però lo spirito del Memorial è proprio aiutare il prossimo e ricordare lui. Quindi spirito di adattamento per tutti quest'anno. Vabbè, è per te.
Assolutamente sì, noi come Cilento Channel insomma amiamo seguire questa manifestazione che si tiene ogni anno e quindi non vi resta che immergervi in queste straordinarie immagini che realizzeremo durante la giornata in compagnia della natura, come diceva Lia, come diceva Gianni, ma soprattutto in compagnia di tante persone che hanno un cuore grande e che vogliono ricordare una splendida persona, Massimiliano Pagano.
Domenico, un bilancio a metà giornata di questa 11ª edizione di questo Memorial. Questo è stato soddisfacente anche gli altri anni, adesso ancora di più. Abbiamo avuto 80 cavalieri, anno per anno aumentano i cavalieri. Siamo partiti con il primo Memorial con una gara di monta da lavoro veloce, eravamo in 25. E poi man mano con le gare abbiamo organizzato anche un poco di raduno e l'abbiamo trasformata da 5 anni a raduno, sempre di più. Quest'anno, anche l'anno scorso, c'è anche la donazione del sangue, tra poco arriverà la roulotte attrezzata. I cavalieri sono divertiti, adesso aspettiamo il pranzo, chi dona aspetta un attimino, poi mangia. Quest'anno la location, la località Bosco, il rifugio, quindi immersi nella natura. Gli altri anni si partiva più, diciamo, dal centro urbano, per così dire. Sì, abbiamo pensato, anzi Stefano Tajani, uno degli altri ragazzi organizzatori, ha pensato di cambiare la tipologia del raduno, stando direttamente nella zona della montagna, qua a Bosco. Era una località che piaceva tanto a Massimiliano, quindi abbiamo pensato di stare proprio qua come location. E mi trovo qui anche quest'anno con Rina Daniello. Allora Rina, bilancio più che positivo per questa 11ª edizione? Una bellissima passeggiata, tutto bene, percorso facile, tutto bene. Questo gruppo da quale zona del Cilento o della Campania? Noi veniamo dalla Campania, da Sapri, Policastro. I signori da Rivello, quindi Potenza. Giuseppe, il quale ha pure un maneggio, vero Giuseppe? Sì, un maneggio a Policastro Bussentini. Questa iniziativa dedicata a Massimiliano, una tua impressione? Per noi è il primo anno che veniamo, quindi almeno per me, ma penso pure per loro. Quindi ci hanno invitato, per noi è un piacere partecipare a queste cose qua, soprattutto per una causa così importante. È bello rincontrarci e ricordarlo, anche se vive sempre dentro di noi, ogni anno, ogni giorno, ogni momento. Siamo cresciuti a cavallo con lui, ci ha insegnato, quindi quando si parla di equitazione di cavalli non può che ricordarci sempre Massimiliano. Ho il piacere di parlare con te. Alfonso Donnarumma. Allora, zona da cui proviene? Ponte Cagnano. Quindi la prima volta che viene a questo Memorial? Sarà la nona volta, la decima volta. Sono venuto anche quando non c'erano i cavalli, che c'era solo la messa, e io e lui eravamo gli unici di tutti quanti a venire alla messa di Massimiliano. Una bella esperienza, una bella giornata, comunque il ricordo di un grande cavaliere. Certo, cioè io non lo conoscevo di persona, però comunque è diventato amico mio lo stesso. Io vengo da Prignano Cilento e quest'anno è la prima volta che vengo qua, perché gli altri anni per vari motivi non sono mai potuto venire. Conoscevo Massimiliano, bravissimo ragazzo, e mi ha fatto veramente piacere oggi stare qui. Il Memorial Massimiliano Pagano non è dedicato soltanto a coloro che diciamo hanno un cavallo, quindi la praticano come sport, come passione, ma anche a tanti visitatori. Sono in compagnia della gentilissima Vita Bufano. Allora Vita, anche tu hai partecipato a questa giornata, cosa ne pensi di questa iniziativa che ricorda Massimiliano, che però ci mette in contatto sia con gli animali, cioè i cavalli, e con la natura? È un'iniziativa che un po' lo rappresenta, perché lui quello voleva, stare con la natura, con le persone, socializzare, e appunto gli animali sono quelli che ci aiutano un po' al contatto con la natura, ci fanno capire cos'è la vita veramente. Se noi pensiamo che si chiamano animali, quindi hanno un'anima, cosa che manca alle persone ultimamente. Coraggio soprattutto di questi tempi. Ecco, e io purtroppo non ho un cavallo, quindi non ho potuto partecipare al raduno, però ho portato i miei figli, che sono due bimbi di 8 e 9 anni, appunto a vivere questa esperienza all'aria aperta, cibo buono, il giro a cavallo, abbiamo fatto la foto, e dopo faremo una passeggiata nel bosco, perché è bellissimo qui, è un'area picnic con una bella veduta e si sta davvero bene su questo posto. Come ti chiami? Francesco. Allora Francesco, facciamo un saluto a tutti gli telespettatori. Ciao. Sei contento di essere venuto qua con mamma oggi? Sì. Tanti cavalli, giusto? Sei amante degli animali? Sì. Un ringraziamento a chi ogni anno continua ad organizzare questo momento celebrativo, soprattutto il Memorial, che mette insieme un po' la passione di Massimiliano, ma anche l'amicizia,
l'affetto, tutti quei legami che continuano nonostante il dolore di una morte. E allora è questo l'elemento prezioso che oggi anche Massimiliano ci consegna ancora una volta dall'eternità, perché in suo nome si possa continuare a stringere legami di amicizia, di affetto, di condivisione, ecco, di questo hobby che era la passione per i cavalli, ma anche tutto quello che ruota attorno, e quindi lo stare insieme, la fraternità, l'incontrarsi, ecco, annualmente. Mi trovo in compagnia del dottor Giovanni Di Filippo, proprio qui vicino al, diciamo, al camper dell'Avis, dove in questo undicesimo memorial è stata, come ogni anno, effettuata la raccolta, quindi tanti sono stati i donatori. Dottore, un bilancio? Sì, soddisfacente. Non mi aspettavo che dopo pranzo avrebbero donato tante persone. Veramente sono stati molto generosi, abbiamo fatto 13 raccolte, tutte andate bene, perfettamente, tutti in buona salute, è una bella esperienza. Io è la seconda volta che partecipo a questo memorial, no? Però questa volta devo dire che è stato più bello, perché mi è sembrato più una festa che un memorial. In effetti, dottore, oltre che anche col grande gesto che hanno fatto loro, ringraziando anche voi da parte dell'associazione, voglio dire, una festa poi alla fine. Un'ultima cosa, quanto è importante donare il sangue? Voi siete, diciamo, come siete ad Agropoli, vero? Sì, allora donare il sangue significa donare la vita, perché tantissime persone soffrono di patologie croniche, ci sono bambini che hanno bisogno di ricevere sangue, pazienti che devono essere sottoposti ad interventi chirurgici. Senza donazione del sangue non ci sarebbe vita. Chi fosse interessato poi a donare, dove si può rivolgere? Come vi può contattare? Sì, allora in verità noi siamo 4-5 medici che facciamo volontariato con l'Avis in tutto il Cilento, da Battipaglia, Olevano fino a Vallo della Lucania. E quindi io invito tutti i cittadini che sono già in verità generosissimi. Io sono 4 anni che partecipo a questo volontariato e non mi aspettavo da parte dei cilentani una sensibilità così spiccata. Quindi invito tantissime persone a fare questa esperienza, perché donando il sangue si dona la vita. Sembra una banalità, soprattutto mi rivolgo ai giovani che a volte sono poco sensibili, pensano di essere immortali. Però donare il sangue significa veramente donare la vita a tante persone. Siamo arrivati alla fine della giornata dell'undicesimo memorial di Massimiliano Pagano. Vabbè, come sapete tutti, io sono di parte, perché Massimiliano, a parte che era mio cognato, e non lo so, ero la sua seconda mamma, forse la sua confidente, non lo so. Era parte di me, insomma. Un ringraziamento a tutti voglio fare. Quest'anno è stato un memorial bellissimo, tanto tanto sentito.
perché, come vi avranno detto già Domenico, penso, e pure Gianni, siamo nei luoghi in cui Massimiliano passeggiava a cavallo, i luoghi dove lui è nato, dove lui si riuniva con gli amici. Insomma, una parte, non so, tanto di lui c'è in questa montagna, tantissimo di lui. Grazie a tutti i partecipanti, perché sono stati davvero tanti quest'anno, grazie all'Avis, ai ragazzi che hanno donato, e spero che siamo riusciti anche a racimolare un bel po' di denaro, diciamo così, da poter donare alla Fondazione IEO di Milano. Vabbè, grazie Massimiliano, è tutto per te. Domenico Longobardi e Gianni Pirri qui con me per trarre le conclusioni della 11ª edizione del Memorial Massimiliano Pagano. Allora Gianni, un bilancio finale. Il bilancio finale è stato grande come ogni anno, però quest'anno, come anticipavo stamattina, il luogo diverso, immersi nella natura, ha fatto da scenario all'evento. Grande affluenza di persone, e i posti, come sappiamo, favolosi della costa. Abbiamo fatto i percorsi di Massimiliano, quindi la commemorazione è stata anche sentita sotto casa, come la Santa Messa celebrata da Don Pasquale Calgiulo. Le somme sono ottime e ci sentiamo soddisfatti della riuscita, ma soprattutto di aver portato a termine l'11ª Memorial Massimiliano Pagano e ricordarlo nei migliori dei modi. Benissimo, allora Domenico, c'è stato come ogni anno, da qualche anno, anche la donazione, ovviamente la raccolta di sangue, un bilancio anche di questo. Sì, è stato soddisfacente l'affluenza dei donatori, abbiamo avuto un bel gruppo di ragazzi. Grazie anche per questo pensiero e dono contemporaneamente a chi poi servirà il sangue. L'altra cosa è che quest'anno, come diceva Gianni Pieri, abbiamo cambiato la location e un po' i percorsi. Siamo stati sui percorsi che faceva Massimiliano con i cavalli in passeggiata. L'altro amico Tajani ha voluto anche lui fortemente di vivere questa giornata oggi in questo luogo, che è un posto meraviglioso del paese di Massimiliano. Quindi, infatti, il rappresentante del comune, che era qui poc'anzi, che appunto hai nominato, ha appunto già detto che ci sarà una riqualificazione, ne parlavo prima io con lui, di quest'area. Complimentandomi del posto, mi sono permesso di dire una bella area che va sfruttata, quindi anche grazie al vostro memorial che si è tenuto qua quest'anno, Gianni, sarà, diciamo, il trampolino di lancio per riqualificare questa zona. Per riqualificare la zona e logicamente per farla conoscere anche alle persone che vengono dall'esterno al memorial, quindi che non sono logicamente del luogo, siano arrivati amici da Potenza, da Napoli, quindi avendo la presenza delle persone non del luogo, abbiamo dato modo di far conoscere i posti e questo nuovo luogo che il comune ci ha dato come disponibilità. Io concludo ogni anno con la solita frase: vi aspetto al 12ª Memorial Massimiliano Pagano. Grazie a tutti.